Gesù è in mezzo a noi nella persona del pastore. In mezzo a noi, nella persona del pastore, e il pastore supremo delle anime nostre che è qui in mezzo a noi, nella persona di quel vescovo che Dio ha letto per questa porzione del suo gregge. Ecco perché noi esultiamo nella fede e gridiamo il nostro Osanna a colui che ci ha dato un pastore così degno, così sollecito per le nostre anime. Ancora una volta acclamiamo al pastore che vediamo. Da 25 anni fa noi iniziavamo il cammino con la benedizione del suo illustre predecessore, il cardinale Salvatore Pappalardo. Eravamo un gruppo di 30-40 persone e abbiamo fatto un lungo cammino. Adesso siamo migliaia di persone. Eravamo un piccolo gruppo sparuto. Adesso siamo molti gruppi nella nostra diocesi di Palermo. Siamo circa 60 gruppi di rinnovamento tra piccoli e grandi. E tutti siamo un cuor solo, un'anima sola. Questa sera attorno al pastore che e qui in mezzo a noi e gridiamo il nostro grazie perché è venuto a visitarci. Un cammino di 25 anni, ci siamo accorti che le nostre scarpe non si sono sciupate, e i nostri vestiti non si sono logorati e l'entusiasmo non è venuto meno. Tante difficoltà abbiamo incontrato lungo il cammino, ma il Signore ha camminato con noi ed è per questo stasera che lo vogliamo ringraziare e benedire. Questa è una festa di ringraziamento che noi vogliamo fare al Signore, ma vogliamo attingere forza da Lui per continuare il cammino. Il rinnovamento è nato nella Chiesa. Noi siamo della Chiesa e lavoriamo per la Chiesa, ed è per questo che ci stringiamo attorno al pastore che rappresenta la Chiesa fondata da Cristo, retta da Papa e nelle singole porzioni in cui si divide il gregge di Dio, retta dai vescovi. E ci stringiamo attorno al vescovo perché ci rappresenta Gesù. Noi dalla Chiesa riceviamo tutto, ed è per la Chiesa che diamo tutto. Eminenza, qui il gruppo del rinnovamento, parlo di un solo gruppo perché tutti i gruppi sono un solo gruppo, professano la loro fede in Cristo Signore, ma la loro obbedienza a colui che rappresenta Cristo Signore. La nostra disponibilità a lavorare per la Chiesa, a lavorare indefessamente perché il Regno di Cristo si affermi. Eminenza, la sua presenza qui ci è di conforto e desideriamo da lei una parola di incoraggiamento per continuare ancora nel nostro cammino. Siamo qui, Eminenza, sempre pronti a seguire i suoi indirizzi. Siamo qui, Eminenza, per dire ancora un grazie al Signore che ci ha dato un vescovo così buono, così solerte e così impegnato e così tanto amabile per noi, che è venuto qui, ma ci ha seguito sempre nel nostro cammino. Grazie, Eminenza, per l'interesse che ha avuto per noi e lo ringraziamo ancora di quello che farà per noi. Alleluia! Era stato mio benissimo. Nella preghiera e nel ringraziamento al Signore. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
esprimiamo a Dio il nostro umile pentimento, riconoscendo i nostri peccati. In 25 anni il rinnovamento si è caricato di tanti e tanti peccati. Il peccato del non amore. Tutti i peccati si possono riconcludere in questo cerchio: il non amore verso Dio, il non amore verso il prossimo. Chiediamo al Signore che la misericordia sua scenda dentro questo cerchio dove chiudiamo tutti i nostri peccati, e che il Signore ci dia con il perdono la grazia di amare di più Dio, di amarlo con tutta la mente, tutto il cuore, tutte le nostre forze, e di amarci tra di noi in modo da essere modelli di comunione nella Santa Chiesa di Dio. Di oggi ci offre due figure, due vedovelle: la vedova di Sarepta di Sidone, additata da Gesù nel Vangelo al tempo di Elia, e la vedovella su cui si posano gli occhi di Gesù mentre metteva un quattrino nel tesoro del Tempio. Le due figure sono di insegnamento per noi e ci vengono proposte questa sera per dirci il mistero di Dio, che dal poco fa molto, che con la sua potenza fa crescere quella poca farina che diventa pane per tanto tempo, quel poco di olio che diventa riserva di olio per tutta la vita, quei quattrini, un solo quattrino, quattro soldi, che però valgono molto, molto agli occhi di Dio. Innanzitutto un invito a dare quello che abbiamo, quel poco che abbiamo, nella coscienza di aver poco, quel poco che abbiamo a richiesta, diamolo a Dio. E Dio provvederà. Quella donna di Sarepta avrebbe potuto dire ad Elia che quel poco pane serviva per lei, quel poco olio serviva per suo figlio, però alla richiesta di Dio dà generosamente quella farina e quell'olio. E tutto si moltiplica perché Dio benedice. Anche noi siamo sollecitati a dare quello che abbiamo. Il Signore ci indica la generosità come la via che dobbiamo seguire. Generosità con Lui. Dio ci ha dato tanti doni di natura, tanti doni battesimali,
forse a noi sembreranno pochi i doni di natura e i doni battesimali raffigurati nella farina e nell'olio, però se noi li mettiamo nelle mani di Dio diventano un grande patrimonio. La farina impastata con l'acqua e cotta al fuoco dello Spirito diventerà pane per tutta la vita, e l'olio della grazia diventerà sorgente di doni per noi e per gli altri, per tutta la moltitudine. Noi siamo squattrinati, nelle nostre tasche è rimasto un solo quattrino, ma se lo diamo con generosità al Signore, il Signore moltiplicherà quel quattrino davanti ai Suoi occhi, e noi dando quel quattrino diamo molto, diamo tutto al Signore, più dei grandi, più dei ricchi, e il Signore è contento. Così è anche avvenuto nel nostro gruppo, quando abbiamo dato inizio al cammino 25 anni fa. Avevamo poca farina, poca acqua, poco olio. Il Signore ci ha chiesto di dare a Lui quella poca farina, quel poco olio. Non avevamo quattrini, abbiamo messo a disposizione del Signore quel quattrino che avevamo. E il Signore ha benedetto il gruppo iniziale. Eravamo pochi, siamo diventati molti. E questa sera vogliamo benedire il Signore per tanta abbondanza. Quanta grazia di Dio abbiamo ricevuto in questi 25 anni. Qual'altra nazione ha avuto un Dio così vicino a sé, come Dio si è mostrato vicino a noi? Qual'altra nazione si può vantare di avere una divinità che parla ogni giorno, che bocca a bocca manifesta la sua volontà? Quale è avvenuto per noi, come quel portento che è avvenuto per noi nei nostri gruppi in 25 anni? Quanti prodigi il Signore ha fatto nel nostro cammino, quanta manna è piovuta e quanta acqua dalla roccia è scaturita. E noi siamo qui dopo 25 anni e possiamo celebrare le meraviglie del Signore per tutto quello che ha fatto. Vogliamo benedire il Signore. Nulla abbiamo messo di nostro, forse quella poca farina che avevamo, forse quei 4 soldi che avevamo, forse quel poco olio che avevamo, ma tutto il resto l'ha fatto il Signore. E per questo, fratelli e sorelle, che questa sera benediciamo il Signore, guardando al passato, guardando al cammino di 25 anni, abbiamo un motivo per ringraziare, benedire Dio, metterci in ginocchio e celebrare le meraviglie del Signore. E quello che dobbiamo fare in questa santa celebrazione. Ma abbiamo adesso un presente e abbiamo un futuro. La celebrazione odierna vuole prendere coscienza del rinnovamento di oggi. La luce di Dio deve illuminarci sul presente in vista del futuro. Il rinnovamento di oggi è chiamato
a pregare come prima. È chiamato ad evangelizzare come prima, ma è chiamato in maniera più matura a pregare. È chiamato in maniera diversa ad evangelizzare, perché il mondo è cambiato, lo spirito non cambia, ma la situazione è cambiata. E lo Spirito che ci ha accompagnato fino a questo momento ci accompagnerà nel futuro, ma dobbiamo prendere coscienza della situazione in cui noi ci troviamo oggi. Per innestare la nostra attività all'interno dei gruppi e all'esterno, secondo la mutazione che è avvenuta, secondo le richieste che ci vengono dal Signore, prese visione di questa situazione in cui ci troviamo. Oggi più che ieri la Chiesa ha bisogno di santi convinti, ha bisogno di modelli di comunione, ha bisogno più che ieri di uomini che preghino, di gruppi che preghino, perché le grandi battaglie si risolvono nella preghiera, come ieri e come oggi. E oggi le battaglie dello spirito si sono rese più difficili per l'incalzare del nemico. Forse non abbiamo sufficiente conoscenza della situazione in cui noi ci troviamo. Nella nostra Palermo si è celebrato 10 giorni fa il congresso della massoneria all'Hotel delle Palme. Erano presenti i nomi più illustri della massoneria del Mediterraneo, dell'Oriente e dell'Occidente. E lì è stato detto che la massoneria esce allo scoperto, e è detto una campagna di proselitismo, diciamo è l'ultima venuta, perché già 3 anni fa in un altro articolo di giornali era detto che la New Age è sbarcata a Palermo e si manifestavano già tutte le articolazioni della New Age, cioè tutti i movimenti che fanno parte della New Age. L'Islam è venuto a invadere le nostre zolle e il buddismo miete molte vittime tra i cristiani. Per cui c'è una situazione che non è rosea e dobbiamo prendere coscienza di questo. Il rinnovamento è chiamato a ribadire ancora una volta la Signoria di Cristo, è chiamata ancora a combattere la battaglia per mantenere la fede, per risvegliare la fede e soprattutto per salvare le nostre famiglie dagli inquinamenti, inquinamenti che ci vengono da ogni parte e che ci vengono anche da movimenti satanici. Ho qui per le mani un invito a fare campagna per salvaguardare le nostre famiglie e soprattutto i nostri bambini dall'invasione del maligno. La società Mars alimentare
che commercializza prodotti Marston, ha lanciato un appello per un po' demonizzare, cominciando dalla Francia, dall'Italia, dalla Germania, per demonizzare psichicamente i bambini. Io vi leggo il manifesto che si trova nei dolciumi, nel retto e nel verso, che accompagna proprio i pacchetti di dolciumi che sono stati lanciati nella festa di Halloween, sapete, è una ricorrenza satanica. Voglio leggere appunto per mettere in guardia. Confeziona, dice, con le sei carte di demonio ufficiale che troverai nella confezione di dolciumi e con sei buone ragioni rivela il tuo lato demoniaco. Lo sapevi? Tu hai dentro di te il lato demoniaco. Tocca a te manifestarlo. Guai a te se non lo manifesti, perché altrimenti quelli che ti stanno attorno ti gettano il malocchio. Confeziona un travestimento che spaventi. Incolla la tua foto nel riquadro. Scrivi il tuo nome, il tuo cognome e il tuo soprannome demoniaco sul davanti. Metti la tua firma infernale. Informa i tuoi vicini del tuo arrivo. Eccoti, sei un demonio ufficiale anno 2000. Poi nel retro è scritto: io faccio parte dei demoni della festa di Halloween 2000 e mi impegno a fare tante e tante cose mostruose. Scrivi nome, cognome, soprannome demoniaco, firma infernale, poi letto e approvato dal padrone dei demoni, firmato Lucifero. Parla la lingua degli orrori per riuscire così a collezionare i tuoi dolci, i tuoi pacchi di dolciumi con tante e tante cose belle. Fratelli e sorelle, quantomeno c'è una induzione psichica che danneggia i nostri fanciulli, e se noi lasciamo libero corso a questi manifesti, se i nostri bambini anche per scherzo cominciano a fare queste cose, quando si abitueranno all'orrore, noi avremo una classe di bambini molto diversa dai bambini di ieri. È un ennesimo attacco del maligno che si rivolge appunto al mondo infantile, che è il più vulnerabile. Se le nostre famiglie non oppongono resistenza nella fede, se i nostri genitori, padri e madri, non stanno sull'attenti, ecco che la rovina può entrare nelle nostre case. Questo ho voluto dire perché noi prendiamo coscienza della situazione nuova in cui ci troviamo. Attacco del maligno, attacco delle sette, buddismo, islamismo, sette acquariane, abbiamo di tutto e dobbiamo robustire la nostra fede, moltiplicare la nostra preghiera, essere più compatti tra di noi, perché il nemico
è come la zizzania del Vangelo. Di notte tempo, mentre noi dormivamo, il nemico ha sparso la zizzania, e adesso questa zizzania è cresciuta. È cresciuto sì il frumento, ma è cresciuta anche la zizzania, e dobbiamo aprire gli occhi, far crescere il frumento, perché la zizzania non soffre di frumento, e dobbiamo pregare, pregare molto. Fratelli e sorelle, ho detto questo non per scoraggiarci, ma per attingere forza del Signore in vista del futuro. La nostra battaglia si fa più serrata all'interno dei gruppi, perché noi preghiamo di più, ci formiamo ancora più nella dottrina cristiana e nell'ortoprassi, ci vogliamo di più bene, sempre di più, per offrire così davanti al nemico un popolo compatto, un popolo unito, perché quando noi siamo disuniti, allora il nemico può infrangere le barriere e può vincerci più facilmente. E dobbiamo nell'evangelizzazione, nella testimonianza di vita, dobbiamo battere il nemico che cerca di insidiare la nostra fede. Il rinnovamento è stato suscitato dallo Spirito nei nostri tempi proprio per questo. Non dormiamo, destra dei morti e Cristo ti illuminerà, l'abbiamo detto in questi giorni. Dobbiamo svegliarci dal nostro torpore, prendere ancora le armi della luce, rivestirsi ancora dello zelo del Signore, prendere lo scudo della fede e avere in mano la spada della parola di Dio per combattere insieme con Cristo la grande battaglia. E lo Spirito che ci chiama, fratelli e sorelle, non è più il tempo di bivaccare nei nostri gruppi, così per passare del tempo nelle deboli preghiere, nel vederci, nel trastullarci tra di noi, ma è tempo di combattere, combattere dentro di noi perché il nemico non ci insidi, combattere per restare uniti, pregare, pregare incessantemente, ma anche evangelizzare, evangelizzare le nostre famiglie. La famiglia oggi è attaccata, ed è il demonio in persona, questa potenza infernale che è vera, che insidia le nostre famiglie, che insidia il matrimonio, che insidia l'amore, che insidia i coniugi, che insidia i figli. È una battaglia che dobbiamo combattere, e noi la combatteremo oggi in vista del futuro, forti della fortezza dello Spirito. E allora, fratelli e sorelle, questa celebrazione vuole essere non soltanto un rendimento di grazia al Signore, ma vuole essere una presa di coscienza di quelle che lo Spirito vuole da noi, e vuole essere anche un momento per attingere forza proprio dalla celebrazione eucaristica di ogni giorno, di attingere forza dal Signore per combattere con le armi della luce contro la potenza delle tenebre, contro il peccato, per tutelare la nostra fede, per affermare il regno di Dio. Fratelli e sorelle, io prendo occasione in questo momento di questa celebrazione per esortare tutti noi, per esortarci tutti a vicenda a combattere la buona battaglia e a camminare con lo Spirito è con noi, lo Spirito non abbandona mai il suo gregge, il gregge di Cristo, non ci abbandona lo Spirito, ma noi non dobbiamo abbandonare lo Spirito, dobbiamo credere allo Spirito, dobbiamo credere a colui che ci ha chiamato, e dobbiamo essere pronti a camminare sotto
l'azione dello Spirito, predicando dovunque la Signoria di Cristo, dicendo a tutti che Cristo è vivo, che Cristo è vivo in questo mondo e che il suo regno deve affermarsi in mezzo agli uomini, che il futuro della società consiste nell'accettazione di Cristo, perché se togliamo questo fondamento, che Cristo Signore, tutto l'edificio umano crollerà. Di questo dobbiamo essere convinti, ed è per questa causa noi che amiamo Dio e amiamo gli uomini, è per questa causa che noi dobbiamo combattere, perché a questo combattimento ci chiama lo Spirito del Signore. Amen. La nostra fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito. La nostra fede, la fede che ci insegna la Chiesa e coltiviamo l'amore tra di noi, la comunione dei santi. Credo in un solo Dio.